Cos'è il talento? Secondo alcuni è una condizione psicofisica allenabile, per altri un'innata capacità, per altri ancora l'unione di entrambe Ancora per Pessina! Al volo, eccolo qui! Associate al contesto. Io personalmente propendo più per quest'ultima versione. Oggi parliamo di Matteo Pessina, il classe 97 atalantino sotto la guida di Giampiero Gasperini. Quello che io quest'anno definisco il talento del posizionamento. Ma andiamo a vedere nello specifico perché. Nell'occasione parte dal cerchio di centrocampo per andare ad occupare la zona di rifinitura. Ricevere palla e assistere Muriel per il gol dell'1-0. Galleggia costantemente tra difesa e centrocampo avversari, costringendo i difensori ad una scelta, se stare nelle posizioni o uscire. Quando Zapata si sfila, funge da finto 9, arrivando come nell'occasione al tiro in porta. Quando si sfila per raccordare, spesso gioca e occupa una posizione esterna, liberando posizioni in mezzo al campo per i compagni. È abile in questa giocata di prima, per poi prendere e buttarsi dentro ed arrivare fino dentro l'area di rigore. Guardate, è sempre nella posizione corretta e cerca di assistere. Sicuramente non è un giocatore con grandissima sensibilità tecnica. Fa del dinamismo e dell'intelligenza tattica le sue doti migliori. Ma è comunque un giocatore fondamentale per questa Atalanta di Gasperini. È veramente difficile per la squadra avversaria stare dietro ai suoi continui spostamenti e ai movimenti. Guardate, Zapata si sfila e in questo momento è attaccante. Vuole la palla, la chiama. Guardate le mani. Ed eccolo pronto nuovamente a ricevere. Un'altra volta Zapata si sfila ed ecco Pessina attaccante. È ricercato costantemente. Rispetto a inizio stagione, anche la squadra mostra una fiducia nei suoi confronti decisamente maggiore. Non pensavo, date le parole di Gasperini inizio anno, che realmente potesse essere un sostituto di Gomez. È un giocatore con caratteristiche completamente differenti, ma che garantisce di sicuro nuove modifiche tattiche a quella che è la proposta offensiva di Gasperini. Guardate in questa occasione, è molto bravo, ha personalità, vuole palla e si butta dentro. Quando riconosce che la zona centrale è particolarmente presidiata, si muove per occupare la corsia, ricevere palla per arrivare al cross. Nella stagione ha purtroppo fatto solamente un gol e come nell'occasione che avete visto è perché molto spesso risulta essere troppo generoso. Sullo sviluppo dell'azione comunque riconosce lo spazio dove potrebbe arrivare il giro palla. Riceve, passaggio chiave e la cosa bella è che continua a inserirsi. Col tempo giusto potrebbe essere nuovamente davanti al portiere.
Guardate questo smarcamento posteriore. Controllo orientato che genera palla aperta. Tenta anche questa giocata di prima, anche se alcune volte non gli riesce come dovrebbe. Quando si abbassa su riconquista per raccordare, subito si rialza ad occupare la zona di rifinitura. Col tempo giusto potrebbe essere nuovamente servito per essere davanti al portiere. Si inserisce, non resta mai fermo sulla posizione. Ecco, questa è l'analisi di Matteo Pessina, un giocatore che personalmente ho rivalutato molto nel corso della stagione. Si parla ora di un possibile interessamento da parte del Milan. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate.